Ragazzi, oggi primo video super natalizio con il mio albero di Natale e parliamo di prodotti finiti. Come sapete, ho deciso di riempire il cestino e poi parlarvene, altrimenti finisce come quelle volte che avevo delle buste di carta super piene e i video duravano 10 ore. Invece no, stavolta ho deciso che il cestino sarà il massimo della capienza. Allora, partiamo random. Ho terminato della Natural Lovers questo deodorante fresco zero sali al tè verde e lime che io mi chiedo perché io abbia acquistato. Non ho assolutamente idea. Forse mi piaceva la profumazione. Sì, forse mi piaceva la profumazione, ma come deodorante niente di che, insomma, non lo riacquisterei sinceramente. Poi ho finito la seconda confezione, sì, mi sembra la seconda confezione di struccante bifasico di Cetaré che adoro alla follia. È il miglior struccante bifasico che io abbia provato nella vita. Sapete che io preferisco struccarmi con gli oli e i burri, ma questo mi piace davvero tantissimo. Un ottimo prodotto con una buona profumazione e strucca davvero, mi prude il naso, strucca davvero tutto alla perfezione, mi piace tantissimo e ne ho già un'altra confezione. Sapete che io sono beauty ambassador per Cetaré da 2 anni e quindi ne ho un altro, insomma, ho la scorta. Andiamo avanti, un prodotto super 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 bocciato per quanto mi riguarda è questa mousse detergente viso di Lolla per Cosmify della linea Hey Cutie. È la versione fluffy pink perché c'è anche la fluffy blu, non me lo ricordo. Comunque è la versione per pelli secche. Allora, questa mousse mi faceva attirare la pelle come nessun'altra mai al mondo. Ce n'è ancora un po', ma va bene. Terribile, mi faceva tirare tantissimo la pelle, cioè tipo che se io non mettevo subito qualcosa mi sembrava di avere la pelle ricoperta di gesso. Una roba atroce e io mi chiedo, siccome io non ho la pelle secca, ma su una pelle secca, una roba del genere, cosa può mai fare? Non lo so, non lo voglio assolutamente sapere, non la comprerò mai più nella vita. Proprio per me, super, super, super bocciatissimo. Un prodotto invece che mi è piaciuto tantissimo e che mi è stato omaggiato dall'azienda è questa maschera Intensive Hydra Mask di Vitamol. Una maschera imbevuta di siero di quelli lattiginosi, non trasparenti, quindi un pochino più corposo, bella idratante e una profumazione sublime, cioè tipo la profumazione più buona dell'universo. Mi è piaciuta tantissimo, mi ha lasciato la pelle super morbida e dopo non ho fatto nient'altro. Ho semplicemente prelevato il siero che rimaneva qua dentro e l'ho messo sul viso e sono andata a dormire. Fantastica, mi è piaciuta tantissimo e dovessi fare un ordine, la riacquisterei. Vitamol si trova sia sul loro sito ufficiale sia su Douglas. Se dovessi tipo fare una volta un ordine su Douglas, sicuramente la butterei nel carrello perché mi è piaciuta davvero tantissimo. Ho terminato la mia tinta del periodo Erba Tint, questa qua. All'interno praticamente è fatta così. Ci sono due flaconi di prodotto liquido che miscelati insieme vanno a formare una specie di gel. Mi piace tantissimo e tra l'altro non so se lo vedete, la boccetta è graduata e ci potete fare più di un'applicazione. Se come me fate solo la ricrescita, questa è comodissima perché si dosa benissimo essendo liquida. È davvero un'ottima tinta, copre tutti i capelli bianchi, mi piace molto, la riacquisterò sicuramente. Ho finito la seconda, mi sembra, confezione dello spray Fritz Over Tan di Mulac, è uno spray che fa un sacco di cose. Allora, anticrespo, districante, riparatore, termoprotettore, protettivo a punte, facilita lo styling, preserva la tenuta, levigante, ammorbidente, idratante. Mi piace tantissimo perché vedete la scatola, perché io ovviamente ne ho comprato un altro e l'ho messo subito in uso in bagno. Adesso ho anche la versione rosa, che è un pochino diversa, mi sto trovando molto bene anche con quella. Questo però mi piace tantissimo. Tutta la linea Fritz Over Tan di Mulac mi piace, mi lascia i capelli belli morbidi, idratati, mi piace tantissimo, lo riacquisto e lo riacquisterò. Andiamo avanti, ho finito il mio sapone mani preferito del momento, che è questo di Felce Azzurra con antibatterico, menta e lime. E tra l'altro ho finito anche una ricarica perché io avevo comprato
due di questi e poi anche una ricarica. E nel frattempo ho finito sia un sapone che la ricarica. Adesso in bagno ho l'altro sapone e lo riacquisterò sicuramente. Magari a questo punto prenderò, se la trovo, magari riprenderò la ricarica perché risparmio un pochino di plastica. Mi piace tantissimo lasciare le mani non secchissime. Sapete che tutti i saponi mani mi seccano tantissimo la pelle, tutti. Ce ne sono alcuni che me le seccano un po' meno e questo Motra è uno di questi. Mi piace tanto, mi piace la profumazione, lo trovo un ottimo detergente mani. Poi ho finito di Biolis Natur questo doccia gel ananas e coco con il 98% di ingredienti di origine naturale. Molto buono, ma il cocco si sente, ma non esageratamente. Sinceramente, l'ananas ancora. Cioè, si sentono sia l'ananas che il cocco, ma molto, molto lievemente. Sinceramente, dovessi scegliere, riacquisterei sì. Questi bagno doccia mi piacciono, ma un'altra profumazione. Ne ho finito un altro, però in Militaglia. Questi sono solo 100 ml. E questo è menta e lime. Anche questo molto delicato, però molto buono, soprattutto per l'estate. Allora, poi ho finito la crema mani di Joaeo, non so come caspita si dica. È una delle creme più corpose che io abbia mai provato. È veramente grossa e resta grossa anche quando la stendete sulle mani e lascia le mani anche un pochino unte. Però, se soffrite di mani secche, è una manna dal cielo. È composta dal 96% di ingredienti di origine naturale. E l'avevo presa su Amazon in un pacchettino tipo che ne conteneva tipo 4 o 5. Le abbiamo finite tutte, mi è piaciuta. Non so se la riacquisterò, ma comunque è una crema che mi è piaciuta molto. Ho finito, e ringrazio Dio per questo, il gel detergente viso delicato di Eteria, che praticamente, non so se mi seguite su Instagram, ma mi si rigenerava la notte, cioè tremendo, non finiva mai e non mi è piaciuto per niente, cioè non è che non mi è piaciuto, è uno di quei prodotti senza infamia e senza lode, cioè che ne potete fare tranquillamente a meno perché non ha niente di particolare, non ha niente di esaltante, almeno per quanto mi riguarda. È l'unico detergente di Eteria che io abbia provato e sinceramente almeno questo non lo riacquisterò assolutamente, cioè non vedevo l'ora che finisse. Sempre di Cetaré ho finito l'acqua micellare. L'acqua micellare è un prodotto che io proprio non utilizzo mai. Questa ovviamente mi era stata mandata perché, come vi ho detto, sono Beauty Ambassador, quindi ho provato una serie di prodotti. È un'ottima acqua micellare, questo non c'è niente da dire, ma è un prodotto che proprio io non utilizzo volentieri. Però, se vi piace l'acqua micellare, è molto delicata, strucca benissimo anche il mascara, insomma, è una buona acqua micellare. Ho finito poi la di Intelligent Skin Therapy, questa maschera alla camomilla, chiamata Organic Hydrolux Fresh Mask. Era una maschera completamente trasparente, era un gel molto 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 fresca, adattissima all'estate, lasciava veramente la pelle super rilassata perché era super rinfrescante. Era una manna dal cielo, ve la consiglio soltanto però in estate perché in inverno la trovo poco adatta. Poi ho finito uno dei miei tanti spray per l'igiene delle superfici che io utilizzo comunque anche per le mani perché è un igienizzante di Bios, questo qua mi piace molto. Adesso hanno cambiato la profumazione, questa era buonissima, molto buona anche quella di adesso. Io mi trovo molto 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 bene, lo sto riacquistando da parecchio. Ho finito poi la crema mani Bio Nutriente Nativa di Euca, per Olige di Oligea, diciamo così, della linea Euca. Non mi è piaciuta per niente, la profumazione è terribile e non mi idratava nemmeno tantissimo le mani, non la riacquisterei. Poi, sempre come crema mani, ho finito sempre di Biolis Natur questa al burro di karité, top. L'avevo usata anche in tubetto, perché c'è sia in tubetto che in barattolo. Quella in barattolo ovviamente è di più prodotto. Mi piace tantissimo, l'acquisto da Tigotà. Sinceramente adesso non la riacquisterò perché ho tante creme mani da finire, ma mi piace moltissimo. Poi ho finito di Be On Me questo face serum all'acido ialuronico, sì, che io adoro, è uno dei sieri viso migliori che io abbia provato, molto idratante, perfetto in ogni stagione, sia d'estate che d'inverno, non è mai né pesante né troppo leggero, mi piace tantissimo, sinceramente avessi occasione questo lo riacquisterei molto volentieri. Poi ho finito la crema viso Due Rose Bio di Natura Equa, sì. Bella nutriente, non male, ma sinceramente non mi ha fatto impazzire, non la riacquisterei. Questa mi era stata omaggiata, però
con origami bio, però non personalmente andò. Poi ho finito questa maschera alla torba di Turblis, costa tantissimo, è un'ottima maschera, però è davvero cara. Fa il suo dovere, la pelle, cioè, vi rimette a nuovo la pelle, davvero davvero un'ottima maschera, ma sinceramente ho altre maschere che comunque fanno un buon lavoro e costano la metà di questa, sinceramente non le acquisterei. Poi devo cestinare purtroppo perché ce l'ho aperto da tantissimo, questa face cream Blue Orchid di Freshly, che mi piaceva molto utilizzata in estate, poi l'ho abbandonata perché è arrivato il freddo e era troppo troppo leggera e quest'estate me la sono dimenticata e quindi purtroppo mi trovo costretta a cestinarla, ma in estate è davvero un'ottima crema perché è molto leggera, molto profumata di frutta. È veramente fantastica, una texture tra una crema e un gel e mi sono trovata molto bene. Peccato che poi appunto mi sono dimenticata e non l'ho finita, ma non male. Ho finito poi questo siero bioattivo No Age della Saponaria che in realtà non mi ha fatto impazzire. Anche questo l'ho trovato senza infamia e senza lode. Mi deve piacere poi la profumazione erbacea perché è davvero super super erbacea questa profumazione. È particolare, vi deve piacere insomma la profumazione un po' wild. Però vabbè, insomma, un siero un po' da battaglia, ecco, diciamo che non ha delle grandi. Non, come ve lo posso dire? Almeno su di me non ha avuto dei grandi effetti. Insomma, sì, è abbastanza idratante, però niente di che, insomma, cose che trovo tranquillamente in tanti altri sieri. Poi ho finito, no, ho quasi finito, ma anche questa ce l'ho aperta da tantissimo, di White Agaffia, questo face serum che era più una specie di cremina leggera, molto molto comodo nei periodi di passaggio tra una stagione e l'altra, perché appunto essendo una specie di via di mezzo tra una crema e un siero si poteva utilizzare in quelle stagioni dove fuori non è né carne né pesce, non è né freddo né caldo, insomma molto molto carino in quei periodi, ma poi in tutto il resto dell'anno sinceramente è abbastanza inutile. Poi ho finito della linea Hello Good Stuff di Essence, questo siero all'ananas, davvero super super carino, ve ne avevo parlato anche nei prodotti top sotto i 5 euro. Se lo trovate prendetelo perché è davvero un ottimo siero, costa pochissimo, idrata tanto, è molto profumato. Secondo me questa linea ha dei buoni prodotti. Adesso sto utilizzando la crema viso e mi piace tantissimo, e anche quella costa una sciocchezza. Poi purtroppo ho dovuto buttare il Juicy Lips di Almara Soap, che era uno scrub labbra a base di zucchero. Io ce l'avevo da pochissimo e si è irrancidito praticamente dopo un paio di mesi, terribile. Non mi era mai successa una cosa del genere, l'ho dovuto cestinare. Poi ho finito questa piccolissima crema mani di Brochet, carina ma niente di che, insomma non la riacquisterei, era stato un regalo ma io sinceramente non la riacquisterei. Poi ho finito il contorno occhi anti-age di Bioficina Toscana, della linea quella al pomodoro, se non ricordo male, sì. Fantastico, ne ho acquistato. Questo mi era stato omaggiato dall'azienda, ma io ne ho acquistato un altro. Mi è piaciuto tantissimo perché è veramente molto idratante, senza essere assolutamente pesante. Finito questo, appunto, ne ho acquistato immediatamente un altro. Mi è piaciuto tantissimo e sapete che quando un prodotto mi piace e mi viene omaggiato lo riacquisto subito, non ci penso proprio due volte. Poi ho finito della linea Lise di oddio, di chi era? Non me lo ricordo, non c'è scritto, aiutatemi. Non me lo ricordo, non me lo ricordo, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Ah, di Bios, Dio santo. Questo lip filler molto molto carino perché praticamente lo dovete mettere sul contorno labbra e vi accentua la linea delle labbra. Rimangono molto più marcate, insomma, molto, se avete le labbra con un contorno occhi poco marcato, questo ve lo accentua un pochino. Ovviamente è un effetto che passa, però sul momento è molto carino, ne ho un altro. Poi ho finito di parentesi bio la crema viso Ambrosi che mi è piaciuta tantissimo. Allora, la profumazione è top, una delle mie profumazioni preferite, cioè la ricomprerei anche solo per la profumazione. Ma mi è piaciuta molto, è per pelli secche e mature.
Mi piace tantissimo questo formato per le creme, cioè lo adoro perché è anche facilmente trasportabile, se volete metterlo in una pochette o qualcosa del genere è molto comodo. E la crema, un'ottima crema, mi è piaciuta molto sulla mia pelle, aveva un bel effetto, la riacquisterò sicuramente quando avrò bisogno di un'altra crema. Poi ho finito anche di EOS o IOS, questa crema mani, molto molto carina dal pack, veramente super carino. Anche un'ottima crema mani, bella nutriente, bella corposa, mi piaceva molto. Poi ho finito una confezione di un tubetto di SPF 50 di Mulac, ne ho un altro, mi piace tantissimo. Come base trucco è perfetto perché è una face water gel, è molto molto leggera in confronto a come siamo abituati alle creme solari, soprattutto quelle viso che sono molto corpose, questa è super leggera, la potete utilizzare e truccarvi immediatamente. Io la utilizzo appunto come base trucco, è fantastica, mi è piaciuta tanto, ne ho ricomprata subito un'altra e credo sarà almeno fino a che Mulac la produrrà, la mia crema solare viso preferita. Poi ho finito due mascara, questo è il Total Temptation di Maybelline, carino. Però secondo me è troppo esaltato. Sì, un buon mascara, ma ce ne sono di migliori. E il Pupavamp Explosive Lashes, che è molto carino come effetto, ma va lavorato abbastanza bene perché lo scovolino, vi faccio vedere, preleva un botto di prodotto. Non so se lo vedete, e si appiccica tutto. E questo lo fa anche quando il mascara è nuovo, quindi va scaricato e va lavorato bene perché rischiate di fare un tipo una ciglia unica, quell'effetto bruttissimo che va bene. E niente, questi sono tutti i prodotti finiti. Ho parlato tantissimo lo stesso, anche se volevo essere veloce perché erano tanti e c'erano un po' di cose da dire. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete provato qualcosa anche voi, cosa vi è piaciuto, se di questi prodotti se li avete provati, cosa non vi è piaciuto sempre di questi prodotti. E niente, vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video.